Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Nel video di oggi vi facciamo vedere una funzione del nostro Echo Show, o comunque in generale gli Echo Show, molto comoda, nel senso che se, quante volte può capitare che magari stiate guardando un video su YouTube, però essendo un po' piccolino, magari volete farlo vedere ad altre due persone, vederle tutte quante sul cellulare diventa un po' problematico. Ma può capitare questa cosa e quindi troviamo una soluzione a tutto questo. Cosa possiamo fare, Marco? Possiamo andare a riflettere, a inviare l'immagine che abbiamo sul nostro cellulare direttamente alla nostra assistente. E quindi adesso vi facciamo vedere come si fa. È semplicissimo. Andiamo su una pagina a caso, come potete vedere adesso in sovraimpressione. Allora, cosa fate? Selezionate un video. Meno male che ci sono queste pubblicità. Esatto. Ok, vedete, stiamo riproducendo il video. Posso anche allargare l'immagine a tutto schermo. Qui in alto, dove c'è questo simbolo con il quadratino, con la specie di antennine che si propagano, andiamo a cliccarci sopra e come vedete viene fuori tutta una serie di dispositivi. A parte il televisore possiamo inviare anche su Echo Show. Adesso clicco su Echo Show e vi faccio vedere direttamente sull'Echo Show 15 che cosa si vede. Come vedete, l'immagine viene inviata al nostro Echo Show. Rileva che c'è un nuovo dispositivo collegato, e quale dispositivo? E qui vi parte direttamente il video che stavate guardando. Con questa funzione avete la possibilità di inviare direttamente al vostro Echo Show, quindi vedere molto più grande, con un audio migliore, e in più potete remotare direttamente dal vostro cellulare. In questo momento ho messo pausa e è andato in pausa anche l'Echo Show. L'unica cosa che andiamo a segnalare, che è giusto segnalare, è che potete dare remotare i comandi solo dal vostro cellulare, non potete farlo direttamente dal dispositivo domotico. Vedete, se Michele va a schiacciare non è che può mettere pausa, play, mandare avanti, mandare indietro, però non è che non si può fare, bisogna utilizzare nell'angolo in basso alla nostra sinistra il telecomando remoto che compare qui, e praticamente da qui potete tornare indietro, mettere pausa, play, mandare a skippare al video successivo, tornare indietro, tornare alla home, insomma da qui potete fare tutto. Allora, potete utilizzare o il telecomando virtuale se non possedete un telecomando dalla terza generazione in poi, della Fire Stick sto parlando, oppure potete acquistare un telecomando Fire TV Stick che viene più o meno sui 39€, 39,90€, e lì configurarlo con il vostro Echo Show e utilizzarlo. Vi ricordo, detto già in un altro video, che se per caso utilizzate un telecomando di una Fire TV Stick che avete già presente in casa, se lo collegate al vostro Echo Show non funzionerà più con la vostra Fire TV Stick e viceversa, quindi una configurazione per ogni telecomando. Bene ragazzi, vi metto qui sotto il link in descrizione per poter acquistare l'Echo Show 15 e magari vediamo se trovo qualche altro prodottino in offerta piuttosto che magari possa essere utile. Io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi! Ciao!